Hello, we are back on Coffee Latte Man. Staying gracious, best girl, Angel. She's my bestie, she's my girl. In love with friends, you're supposed to give respect. No shade, babe, I see true colors. To caramel, cause we're friendship gold. But she's my bestie, she's my girl. Ciao a tutti, bentornati nel canale. Come potete vedere oggi, persona molto importante nel canale, sfondo molto importante. E ovviamente Kevin che non c'entra. Esatto, infatti sto sempre a dire fa così perché sennò... Cioè io starei così, teoricamente, cioè... Mannaggia mamma quando vanno a fia la sera. Ovviamente l'avrete riconosciuta, lei è Eleonora dal canale The Lady. Ovviamente l'avrete riconosciuta. Stronza. Vabbè. Vi lascerò il link del suo canale proprio qui in questo quadratino. Yeah, you see that, you see that. E qua sotto nell'info box insieme a tutti i suoi social. Mi raccomando, andate a seguire. Sì, amo, anche perché io stimo tanto il tuo feed su Instagram. Oh, thank you. Quindi... Because you're the same thing, yeah. Yeah. Quindi andatela a seguire. E allora oggi, come avrete letto dal titolo, sapete... Il video più emozionante di tutto il tuo canale, mo. Esatto. Beh, ovvio, ci sei tu. È un video molto importante perché è un po' il, diciamo, il film della nostra vita, quello che ci ha un po' legato anche. Il mio film preferito di sempre. Ma diciamo anche molto brevemente la storia di questo film, come l'abbiamo conosciuto, perché allora, l'abbiamo conosciuto. Allora, io, è uscito nel 2004 se non sbaglio, e io l'ho visto al cinema. Io sono stata una di quelli che può dire di averlo visto al cinema. Cioè io manca la ho visto al cinema, voglio dire. E l'ho visto con mio nonno. Nel 2004 avevo quasi 11 anni. Quasi 11 anni ho visto questo film con un sacco di doppi sensi che ho capito riguardandolo negli anni dopo. Immaginate invece mio nonno che i doppi sensi li capiva. Come stava? Io invece l'ho scoperto molto dopo. Io l'ho scoperto 3 anni fa perché Marco l'ho visto quando era bambino. E allora praticamente Marco, quando abbiamo fatto amicizia, si è fatto una lista per farmi diventare come lui praticamente. Si è fatto una lista con tutti i film che io dovevo guardare per arrivare al suo livello di troiaggine. Dato il maestro. Che troia. No, cioè a livelli che noi sappiamo le battute a memoria. È veramente credo. Ma poi è un film che, cioè, non ti stanchi epico. Mai di guardarlo. Secondo me è uno dei quei film epici. Sì, proprio quelli che, immortali, capito? Sì. Tipo come le canzoni tipo della Mamma Mia. O sapete stai... quando non sapete cosa guardare, un film rosa, commedia, che però c'è anche del romanticismo, che però comunque fa ridere e c'è più che risate, è proprio ironico. Esatto, e l'ironia piace molto di più della cosa forzata che non ti fa ridere perché sai che ti dovrebbe far ridere. Esatto, della comicità, ecco. Esatto. E cioè nel genere rosa, secondo me questo è uno dei film più epici. Per me è il film rosa. È il film. Però adesso fa caldo, ricambio con la sua cosa. Adesso siamo... Oh my god. Amo, siamo troppo stelli. You are the one, one. Se volete 10 curiosità su Grease, un mi piace. E a proposito, lasciateci qua sotto nei commenti quali sono i film delle quali vorresti vedere le curiosità nel futuro, non si sa mai. Sì, quello che volevo dire in italiano è fategli sapere di quale film volete sapere le 10 curiosità. Ok, cominciamo subito. La prima cosa che molto probabilmente non sa praticamente nessuno, non la sappiamo veramente neanche noi, è che io lo sapevo, ti ho già detto. Io non la sapevo per un cazzo. Che il film di Mean Girls è ispirato a un libro per genitori che si chiama Queen Bees and Wannabes, che è stupendo perché spiega i genitori aiutare i ragazzi a sopravvivere all'adolescenza. Quindi, e ci hanno fatto un film, è uscito Mean Girls, ragazzi. Praticamente questo libro cosa fa? Cerca di dare dei consigli e dei suggerimenti ai genitori per aiutare i figli ad affrontare gli anni dell'adolescenza. Esatto. Proprio veramente nello specifico, quindi i gossip, le prese in giro, i ragazzi che succedono realmente. Esatto. La seconda curiosità su Mean Girls è una curiosità che riguarda la stesura dello script. Innanzitutto l'ha fatta Tina Fey, che è poi l'attrice che interpreta l'insegnante di matematica. Tina Fey ha preferito utilizzare dei nomi di persone reali che si conoscevano già, che lei conosceva nella vita, perché lei li sentiva più veri i personaggi. E quindi abbiamo qua scritto degli esempi. Ad esempio Glenn Cocco. Sei un mito, Glenn Cocco. Che è vero, esiste realmente. Era il migliore amico di suo fratello, nonché regista a Los Angeles. Poi c'era Jenny Sian nel cast di Saturday Night Live, che è dove Tina Fey è diventata famosa. Esatto. E poi non era nel cast, era la prima ospite musicale. Era la prima ospite musicale della... Yeah.
Esatto. E invece il nome Cady Heron, quindi di Lindsay, della protagonista, viene dal nome della sua compagna di stanza, di Tina Fey, del college, e il nome originale era Cady Gary. Lei ha voluto dare questo nome a Cady proprio perché ha avuto queste le esperienze molto simili a quelle che ha avuto Cady Heron nel film. Si sentirà molto ispirata da questo punto di vista, sì. Però c'è davvero una sabbia in bella maschera. La terza curiosità è che l'attore Daniel Francese, si chiama Francese, che interpretava Damien, il ragazzo gay all'interno del film, ha dichiarato solamente nel decimo anniversario di Mean Girls di essere veramente gay. Quindi nel 2014. Esatto, quindi. 2 anni fa. Era del 2004 il film, insomma, 10 anni nell'anonimato. Anche perché sicuramente tutti già lo etichettavano come esatto, gay. Esatto, tutto guardando il film, comunque c'è le persone che conoscevi o anche chi non conosce, insomma. You go, Damien, you go down, we are with you. Tina Fey, una cosa che, cioè, io mi ci arrabbierei tantissimo. Questa è la quarta curiosità, ma direi che è la, non lo so, un'incavolatura per noi di fan tutti, esatto. del film. Si è pentita di non aver fatto un sequel di Mean Girls anni dopo. Cioè, dico, cioè, volevi i soldi praticamente. Che ha ammesso di averci pensato ad un sequel poco dopo, però era sempre per qualche motivo non voleva farlo. Adesso dice che riguardando al passato l'avrebbe fatto. Si chiede perché non l'ho fatto. Esatto. E però ora è troppo tardi, Tina. Non è mai troppo tardi, Tina. Non quando te pare, noi siamo qua, lo vuote. Poi, cioè, voglio dire, noi possiamo anche fare dei ruoli. Esatto, cioè, nel senso, noi siamo molto. Per favore, fai Mean Girls 2. E non quando come quella schifezza che ti prego, qualcosa poraccia da Disney perché sembra. Esatto. Quello non è un sequel di Mean Girls. Non lo prendiamo neanche in considerazione. Comunque sia, se anche voi siete fan di Mean Girls, io direi di andare a stalkerare Tina Fey e dire: sì, vogliamo un sequel. Let's do the sequel. Let's do the sequel. It's never too late, Mean Girls 2. Ok, lanciatelo da qua sotto. Hashtag it's never too late. Let's go, girl. Let's do it. Let's go. Yeah. La quinta curiosità invece è una cosa abbastanza di gossip. Amanda Seyfried ha dichiarato di avere una certa rivalità con Rachel McAdams, che è colei che poi ha interpretato il ruolo di Regina George, proprio perché lei anche voleva il ruolo di Regina George. E vedendo Rachel McAdams avere il suo ruolo, gli è rimasta proprio qua, e diciamo che non l'ha più sopportata. Però ha vinto, ha avuto la sua rivincita. Cioè, volevano tutte il ruolo di Regina esatto. George. Esatto, ma guardate che anche Lindsay Lohan voleva in realtà fare Regina George, e poi ha avuto il ruolo di Cady, come anche Genesia, tutti quanti volevano fare quello di Regina George. Infatti, perché vabbè, è epico. Esatto. Cioè, il personaggio di Regina George. Secondo me, infatti, solamente leggendo lo script si sono tutti quanti innamorati del suo personaggio. Sì. Perché per me è il personaggio di quel film. Vabbè, io volevo essere lei oppure Gretchen. Gretchen pure. Cioè, pure Gretchen quando c'ha lo sbrocco. Lo sbrocco è fantastico. Un po' me quando sbrocca Gretchen. Sai che dici? Vieni! Chiedere per farci conquistare. Cesare, Brutto è carino quanto Cesare. Brutto è intelligente quanto Cesare. E dobbiamo uccidere Cesare. Stavo dicendo che comunque Amanda Seyfried si è riuscita a rivalere su Rachel nel giorno in cui è riuscita ad ottenere il ruolo di Mamma Mia. Perché hanno fatto entrambe il provino per fare la figlia di Marilyn Streep. E ha vinto Amanda Seyfried contro Rachel Adams. So you go, Amanda, you go. Allora, siamo alla sesta curiosità. E il film che stanno guardando Janice e Damien la sera di Halloween, quando poi entra Cady e li fa esatto, con i popcorn, esatto, è un film ovviamente di paura. E se volete sapere qual è, vedremo dai. Venerdì 13 parte seconda, l'assassino ti siede accanto. Però è uno dei quelli vecchi e diciamo che in realtà sono incongruenti con l'italiano le traduzioni, perché in realtà secondo me sono di un altro film. Si sono un po' sbagliati. La settima curiosità invece è che il film è costato all'incirca 17 milioni di dollari, ma sapete quanti ne ha incassati in compenso? Ne ha incassati 130 milioni. Yeah, money a mamma. Questo è stato un record anche per Lindsay Lohan, perché di tutti i film che ha fatto Lindsay è stato quello nel quale ha guadagnato più soldi di tutti quanti. Ci credo. E secondo me sta ancora a guadagnare i soldi, per dire. A voglia. Questa ottava curiosità è una curiosità alla quale tengo particolarmente da femminista. Tina Fey ha deciso di interpretare il ruolo di una insegnante di matematica per sfatare il mito che c'era probabilmente in quegli anni, almeno in America, esatto. Però comunque i miti sulle donne ci sono ovunque, che le donne non fossero abbastanza intelligenti da poter fare le insegnanti di matematica. E quindi poi nel film non solo è un'insegnante di matematica, ma è poi colei anche che porta gli studenti a fare il concorso di matematica. Quello che lo vince è una donna, esatto, Cady, contro alla fine un'altra donna dell'altra squadra. Esatto, quindi fanno vedere questa rivalità anche tra donne, perché non solo, soprattutto allora pensavano che una donna non fosse capace di intendere la matematica, ma facendo così voleva dire che una donna voleva dire essere stupida, cioè essere donna voleva essere, esatto, stupida perché non riusciva a fare matematica.
per loro era una donna, perché ma raga, cioè sono qua, c'ho quattro, se non due non margo un cazzo. Però Tina Fey ha anche ammesso che nelle scene in cui insegnava matematica lei leggeva ovviamente il copione, ma non aveva idea di che cosa stesse dicendo. E ti capisco, girl. Io non potrei mai capire la matematica, manco se me la spiegate. Ok, la nona e penultima curiosità è che Amy Poehler, che sarebbe la donna che interpreta la mamma di Regina George, ha insegnato a Kevin Napur, che cioè, Kevin Napur è il personaggio, è il personaggio, il nome dell'attore, no, esatto, è una cosa tipo un po' islamica, quindi non no no, è tipo un po' indiano, credo, non è islamico, no, vabbè, ma quelle cose arabe. Ha insegnato a Kevin Napur come rappare, perché non era capace, e non solo gli ha insegnato come rappare ma anche a fare la coreografia. E c'è un video di lei che rappa quello che poi gli ha insegnato, e ve lo lascio qui, se lo state già guardando vi sentirete male, però dovete andarlo a vedere perché dovete anche sentirlo, esatto, secondo me dovete proprio sentire, perché cioè è proprio il pezzo che rappa lui in inglese, sì, perché non so se voi l'avete mai visto in inglese. E c'è lei con dietro Lindsay, come vedete c'è Lindsay e Tina Fey, e l'altra non so che l'altra è la scrittrice del libro, può essere che sia la scrittrice del, esatto, libro. Pensiamo sia la scrittrice del libro. Ta! La decima ed ultima curiosità, Kevin l'abbiamo e io l'abbiamo lasciata per ultima perché è un po' più sconvolgente. Io infatti non ci credevo io, ma io no, tuttora mi sembra un po' strano. Dovremmo andare a controllare le date di nascita. Ovviamente tutte le ragazze dovevano avere la stessa età perché vanno al liceo. Invece tra Lindsay Lohan e Rachel McAdams, quindi tra Katie Heron e Regina George, ci sono quanti anni di differenza? Ci sono ben 8 anni di differenza, perché Katie ne aveva 18 e Regina ne aveva 26. Cioè, ragazzi, e la cosa sconvolgente ancora ve la dobbiamo dire, please tell them. E la cosa sconvolgente veramente è che la differenza tra Regina George e sua madre era solo di 6 anni, perché Amy Poehler aveva 33 anni. Cioè, raga, mi spiegate com'è possibile che una donna veramente, io la amavo perché cioè era l'icona anche lei di quel film, ma se li porta veramente male. Cioè sì, si porta veramente male. Vabbè, c'è pure da dire che Rachel McAdams 26 gli ridavi. No, io gli avrei dato, perché gli avrei dato veramente anche alle 18, massimo 19, esatto, anni. Esatto. E eccoci. Eia, bitch. Siamo qui, il video è finito. Noi siamo divertiti un sacco e vi giuro che ci abbiamo messo veramente tantissimo a cercare queste curiosità. Io per gli altri film non ci ho messo così tanto, ci avremmo messo se no un'ora e mezza, se non di più. Non ci sono così tante come si pensa. Vi giuro che queste sono le più particolari, perché ce ne sono veramente massimo una ventina. Abbiamo dovuto cercare su vari blog, su vari siti, su internet, e abbiamo messo quelle più carine, divertenti e interessanti che abbiamo trovato. E quelle più sconvolgenti. Esattamente. Quindi niente, questo era il nostro video. Noi siamo divertiti un sacco a farlo, veramente. Poi a proprio a scoprirle, perché, esatto, è perché il mio film preferito. È il film, film, esatto. Quindi è stato molto interessante e molto anche sconvolgente. Veramente scrivo, sapete certe cose era meglio che niente. Se sapete altre curiosità su Mean Girls, magari voi le sapete, noi no, fatecele sapere qui sotto, perché noi siamo i primi ad essere curiosi. Esatto, e a voler sapere sempre di più. Quindi mi raccomando, andate a seguire qui Eleonora e il suo canale anche qui sotto nell'info box, insieme a tutti i suoi social. Io ringrazio tantissimo Kevin Napur per avermi avuta nel suo canale. Mi raccomando, è importantissimo, se il video vi è piaciuto lasciate un pollice in su, così ne farò sicuramente altri, magari con altri special guest. Voglio quello di White Chicks con Marco. E lasciate un like e soprattutto iscrivetevi al canale, così potrete vedere i prossimi video. Un bacione e al prossimo video. Ciao, cane di te. Cazzo ne so, madonna, amo 3 ore per trovare quel coso. Senti. Ok, ciao a tutti e finalmente bentornati nel mio canale. Oggi sono qui per registrare il I My Video. Non si può sentire così messo insieme. È un video che, insomma, oggi è domenica.